c'è un'amicizia tra me e Marco Lodolo che dura da una vita, e lui colora i palchi del Roxy Bar, gli studi, e qui siamo qui perché alla fine è un sogno per quei ragazzi che saliranno questa sera sul palco dell'Ariston. Siamo all'Ariston di Sanremo. E questa sera 22 artisti e gruppi della nuova era, quindi tantissimi ragazzi potranno esibirsi con una canzone propria sul palco dell'Ariston. Ci sarò come special guest di battaglia, e domani sera il Roxy Bar. Roxy Bar all'Ariston è qualcosa di rivoluzionario, perché l'Ariston è il luogo più famoso dove si fa musica in Italia. Si fa il Festival di Sanremo. Il Roxy Bar è l'alternativa al Festival di Sanremo, quindi avere l'alternativa, la rivoluzione che arriva sul palco dell'Ariston è qualcosa di incredibile. Arriveranno fra l'altro due artisti che qui hanno vinto 30 anni fa, cioè sto parlando di Enrico Ruggeri, che verrà con i suoi Decibel, e Umberto Tozzi, vinsero con Si può dare di più insieme a Gianni Morandi. E poi ci saranno Ila, Mark Corallan e alcuni gruppi che sceglieremo, tra quelli questa sera designeremo il vincitore di Fiat Music quest'anno. Quindi oggi è importantissimo dare spazio agli artisti che fanno musica propria, perché non hanno da nessuna parte, in radio non ci possono andare, io lo ripeto a iosa questa cosa, in radio non ci possono andare perché non li trasmettono, in televisione soltanto si fanno cover, quindi brani famosi, dal vivo anche lì soltanto si fanno brani famosi, quindi dove si esibiscono? La discografia non esiste più, e quindi il live è rimasta l'ultima loro opportunità. E offrire loro la possibilità di mostrarsi, di condividere la propria musica, di andare sul web. Noi saremo in diretta dovunque, saremo in diretta sulla mia pagina Facebook, su quella mia di YouTube, su quella di Fiat Music di Facebook, saremo in diretta su roxybar.tv, sull'applicazione Flips, che è un'applicazione strepitosa che si scarica da internet, eccola qua, questa è l'applicazione Flips, e la puoi vedere sia sul telefonino, sul tablet, come qui, guarda, guarda che CBS, BBC News, eccetera, e Roxy Bar TAF. E poi la puoi vedere, ripeto, vedi qui, rileva che c'è un Apple TV, e quindi dice: ma la vuoi vedere nel televisore o la vuoi vedere qui dentro? E poi tu scegli e dici: no, nel mio iPhone, perché in questo momento non so neanche dove sia il televisore qui all'interno dell'Ariston. Ed ecco, guarda la curiosità, gli acchetti. E quindi abbiamo parlato di acchetti. E poi sulla home page di Opti Magazine. Quindi saremo in pratica dovunque. È una nuova frontiera, una nuova realtà che non è più televisione, anche con te non siamo sulla televisione, siamo nel web, perché è lì che dai 40 anni in giù i ragazzi guardano le immagini, le storie e le emozioni.